Ciao a tutti, sono Eleonora e sto partecipando al progetto di alternanza scuola-lavoro presso l'Osservatorio Astronomico di Brera nella sede di Merate. Ho frequentato la terza liceo scientifico al liceo Maria Gaetana Agnesi di Merate e oggi intervisteremo Marco Landoni. Ciao Marco, grazie di essere qui con noi. Ciao, grazie a voi. La prima domanda che volevo farti è che cosa si intende con meccanismi di calcolo avanzato e cosa vuol dire a servizio della scienza? Allora, l'astrofisica in generale, sia quella che chiamiamo computazionale, ma anche quella osservativa, cioè basata sui dati, tipicamente richiede degli algoritmi, quindi delle procedure per analizzare i dati, per analizzare, diciamo, il flusso dei dati che riceviamo dai telescopi, ma anche per validare quelli che sono i modelli, cioè il modo con cui noi interpretiamo il mondo, interpretiamo le sorgenti astrofisiche, interpretiamo la fisica che sta all'interno delle sorgenti astrofisiche. E tipicamente questo tipo di modelli, questo tipo di calcolo, richiede delle capacità computazionali, delle capacità da un punto di vista di computer, da un punto di vista di hardware, che spesso sono ingenti, ok? E gli astrofisici, sia osservativi, ma soprattutto gli astrofisici teorici, hanno necessità di appoggiarsi a delle strutture che mettono a disposizione dei supercomputer, ossia delle macchine che sono in realtà delle architetture simili a quelle che abbiamo noi, ma estremamente più potenti e il numero estremamente maggiore. E quello che ci serve è capacità di eseguire conti, capacità di eseguire conti, capacità di immagazzinare le informazioni, quindi per esempio salvare dati in archivi. Proviamo a immaginare al fatto che, per esempio, le osservazioni fatte a un telescopio professionale, che può essere l'ESO piuttosto che il Keck, o anche dati provenienti da missioni spaziali, debbono essere archiviate per un lungo periodo. E questo richiede naturalmente uno sforzo di archiviazione in termini di spazio del disco, un po' come conosciamo nei computer che usiamo tutti i giorni, ingente. E quindi è necessario avere a disposizione dei meccanismi avanzati, cioè questi supercomputer, questi sistemi che a volte noi chiamiamo cluster, quindi gruppi, okay, di macchine performanti che ci permettono di avere a disposizione sia della capacità di calcolo, quindi capacità di eseguire conti, capacità di testare modelli, capacità di analizzare i dati, capacità di provare delle ipotesi contro dei dati, oppure effettuare proprio delle simulazioni, diciamo, da zero, quindi partendo da quelle che sono delle formule o diciamo dei modelli astrofisici, delle sorgenti o in generale dell'universo che i fisici teorici studiano e che si simulano proprio per vedere se queste teorie possono essere supportate poi in generale dai dati o dai risultati che si ottengono dalle simulazioni. Quindi questo è un pochino l'ambito, sia di capacità di archiviazione per gli osservativi, per le missioni spaziali, per le missioni anche da terra, dal radio, diciamo, all'ottico, all'infrarosso, fino proprio alla capacità di eseguire conti, proprio di, come si dice, di essere in grado proprio di disporre di capacità di calcolo, di hardware performante, proprio per questo tipo di scopi scientifici. Quindi è per questo che si intende a servizio della scienza, lo intendiamo in questo senso. E non lo so, per esempio, per che cosa possono servire questi dati? Allora, facciamo un esempio. Proviamo a immaginare una missione spaziale. Una missione spaziale tipicamente può osservare una serie di sorgenti che noi chiamiamo target, una serie di oggetti che possono essere casuali, quindi si fa quella che si chiama una survey, cioè un'indagine del cielo, e quindi studiamo le proprietà spettrali, le proprietà di flusso, quindi quanto sono le sorgenti, quanto possono essere intense da un punto di vista di luce che riceviamo a qualsiasi lunghezza d'onda, X, piuttosto che diciamo in altre parti dello spettro elettromagnetico, e quindi possiamo fare quelli che si chiamano, per esempio, degli studi di popolazione, cioè otteniamo una statistica, una serie di oggetti sufficientemente completi su cui possiamo tirare delle conclusioni su quella che è la popolazione, si dice, cioè su quali sono le proprietà generali, le proprietà di scala di alcuni oggetti. Pensiamo, non so, ai nuclei galattici attivi, per esempio, che sono dei particolari buchi neri che stanno accrescendo, quindi noi li vediamo perché emettono radiazione elettromagnetica nel processo di accrescimento. E questi, per esempio, possono essere studiati attraverso delle missioni X, perché emettono luce nella regione dello spazio elettromagnetico dei raggi X, fondamentalmente. E quindi uno può fare degli studi mirati, quindi seleziona delle sorgenti e chiede delle osservazioni, e, diciamo, questi dati devono essere memorizzati e analizzati, ok? Oppure si può fare quella che si chiama un'indagine del cielo, una survey,
per cui si fa uno scan, si dice una, diciamo una mappa del cielo, in cui si osservano tutte le sorgenti brillanti fino a, a un certo valore che si impone a seconda di come è disegnata la missione spaziale. E quindi è importante mantenere, per esempio, tutti questi dati e poterli analizzare insieme proprio per capire se ci sono dei trend, delle correlazioni, delle caratteristiche che unite insieme, quindi osservata la popolazione, un campione della popolazione che stiamo osservando, ci permette di definire, per esempio, alcune proprietà, la luminosità media, la distanza, l'abbondanza nell'universo e così via. E, non lo so, c'è un aspetto di questo lavoro che hai trovato particolarmente interessante? Qua è un problema, diciamo, tipicamente quello che succede in questo tipo di attività è proprio l'interfaccia, no? Che c'è tra chi, per esempio, sviluppa i modelli di calcolo o sviluppa il software per essere, da adattare a questi modelli di calcolo, e lo scienziato. Quindi questa interfaccia tra scienza e tecnologia, se tu vuoi, no? C'è una parte più, se, diciamo, se vogliamo, ingegneristica o tecnologica, in cui tu ti focalizzi molto di più su, per esempio, come sviluppare del software per maneggiare dati grandi, ok? Big data si chiama, sentiamo parlare tantissimo anche nei giornali, no? E come poi declinare questo tipo di tecnologia, questo tipo di servizio proprio agli scienziati che parlano un linguaggio completamente diverso. E quindi all'interno, diciamo, di questa fetta, di questa zona di sovrapposizione, è la parte più interessante. Proprio perché molte volte si scopre che questi due mondi a contatto hanno necessità di avere un'interfaccia comune, da cui a volte possono nascere anche delle idee, nascere magari degli approcci innovativi, perché chi magari si occupa di calcolo, per esempio, ha magari delle modalità più efficienti per analizzare un certo tipo di dati, in un certo tipo di modo, che può scatenare un'idea in un astronomo, in uno scienziato in generale, che può applicarlo, per esempio, a un problema di sua stretta competenza di natura astrofisica. E quindi quando ti metti all'interno, diciamo, di questa zona, questo punto di contatto, questo punto comune, veramente possono nascere delle idee. Quindi diventa interessante, perché proprio il dominio del problema comincia a diventare un po' comune, no? In questo senso. Quindi questo è quello che secondo me è interessante ed è anche stimolante. Insomma, c'è bisogno anche proprio di interfacciarsi in questo senso, soprattutto diciamo negli esperimenti astrofisici futuri. Cioè, proviamo a pensare ad esempio a SCA, tanto per dirne uno, piuttosto che CTA, che sono degli osservatori da Terra che osserveranno un onda radio, uno nelle altissime energie, produrranno mole di dati grandissime, ok? Si parla di quantità, nel primo caso, se non ricordo male, paragonabile a quelle memorizzate in Google. Quindi stiamo parlando di insomma, una quantità di dati ragguardevole. E quindi sarà sempre più necessario avere questa interfaccia, avere la capacità proprio di saper maneggiare queste basi di dati, questo regime che noi chiamiamo di big data, ok? E chi si occupa della parte più tecnologica, come ti dicevo, è chiaramente interessato agli algoritmi, no? A come processare i dati, a come implementare delle architetture di computer, di hardware, di reti che permettano di poter memorizzare e analizzare questi dati, mentre lo scienziato chiaramente è più interessato alla parte scientifica. E nella via di mezzo a volte nascono delle idee. Va bene, ti ringrazio moltissimo per essere stato qui con noi oggi e ti auguro una buona giornata. Altrettanto a voi.